momento. Non è colpa mia, guardate come la faccia di dire. Presentalo con voi. Ecco questo. Sta. Non mi ha fatto riesco l'aspirina con il caffè, ti poi le tue teorie andranno riviste. Molto bene. Mi sa, vero? Ok.
Potete per favore giocarvi a sorte? Eh sì. Il destino. Ok, questo è sempre il momento tranquillo in cui le persone che noi conosciamo si nascondono, però non capiamo perché, perché. Le persone che non conosciamo scappano. Romina, tu che sei arrivata prima della Mariniena, puoi venire qui sotto? Allora, no, allora ragazzi, abbiamo aggiornato la nostra statistica e dopo aver raccolto la testimonianza di una persona che entro una settimana dal bigodino è diventato un supereroe sgominando la rapina, ok, questa la sapete, e una settimana fa abbiamo saputo di un'altra persona che non l'ha preso al volo, gli hai già detto te? No, che... No, però è vero, sì. No, allora, questa persona non l'ha preso al volo, l'ha raccolto da terra. Entro una settimana il bigodino gli ha salvato la vita, ovvero si è addormentato in auto e l'auto stava andando verso un burrone e lui non è andato verso un burrone perché è andato contro un albero, si è salvato la vita. E non si è fatto niente. E non si è fatto niente. E... esatto, Padre Pio ci fa una pipa. Oddio, lo si può dire? Okay. La sfema, la sfema. Okay. Allora, Romina, ovvero DJ assassina, silenzio per favore perché sennò lo tiriamo a caso e poi è un casino, eh? Lei si sta sbracciando, tu ti stai sbracciando veramente? Cioè, è tipo il bouquet, capito? Tu ne hai veramente bisogno, però tu con quella bella spilletta di La Tigre non hai peccati, cioè sei perfetta. Io ce l'ho già il bigodino. Ma come ce l'hai già? Quando te l'abbiamo tirato? Ma allora vattene via, tu che non hai il bigodino di La Tigre, che sei così alta, però guarda che l'altezza non aiuta. Vedi me. Il mio 1,80 m. Per un'illusione ottica non si vede e quindi non servono a niente queste gambe lunghissime, ricordo. Allora, si seria, questo è il bigodino magico di La Tigre. Entro una settimana, se tu lo prenderai al volo, l'universo ti porterà qualcosa di straordinario in termini di super potere. Se non lo prenderai al volo entro una settimana, potrebbe anche succedere che questo bigodino può salvarti la vita, speriamo che tu lo prenda al volo, però in ogni caso, cioè, cadresti in piedi con quelle gambe, va bene, hai tacchi? No, sei proprio così, maledetta, dai, prendilo al volo e poi scrivici sulla pagina per favore perché abbiamo un foglio di set da giornale, ok? Fissa bene? E ragazzi, siete voi quelli che lanciano un bigodino? Non lo siamo, ok? Ci puoi far sapere per favore? In bocca al lupo, il Dio delle Tigri e l'universo sono con te. Sto vivendo con te.
volevamo ringraziare voi, volevamo ringraziare Nicolò, Elio e i ragazzi dell'associazione. E invece non ringraziamo nessuno, chi ha parlato tu, vero? Che non sei servito a nulla tra l'altro prima. Quindi ribadiamo il concetto di votare per le donne, purché queste abbiano qualcosa da dire. Perché questa è la verità, no? Molto bene. Vi saluto anche Big Muff, che ogni tanto parla e ogni tanto sta zitto. Va bene, giustamente lui è maschio, poverino, oggi. È lì. Vote for Big Muff. Fatemi un applauso più stronzo. Mamma mia, cioè lui veramente, quando viene messo in ombra deve sempre fare queste scenate da megalomane. Mamma mia, è russo, sì, è perché è russo, allora non capisce la... Tu stai riprendendo? Tu stai riprendendo tutto sul serio? Dai! Che poi queste cose... Deve essere... No, va bene. Allora, ciao!
mi ha mai